Benvenuti a tutti ragazzi e ben ritrovati nel nuovissimo video. Oh, da quanto tempo ancora? Oh, questa frase ormai è diventata un motto. A parte gli scherzi, visto che tanti di voi mi hanno chiesto di fare questo tappetino personalizzato, primissima cosa, sotto in descrizione lascerò il link a tutti gli oggetti che vi serviranno per realizzare questo tappetino. È super super facile. Abbiate un po' di pazienza e continuate a guardare il video che vi spiegherò come si fa, come si realizzerà tutto. Al di fuori, iniziamo con i materiali che ci servono, quelli più semplici diciamo. Due pezzi di legno, dopodiché ci serve un pezzo di gomma piuma. Poi le due cose più importanti, i pezzi di tessuto. Questi sono tessuti che mi sono rimasti, quindi ho usato questi. Sono quelli del vecchio tappetino, quello enorme. Se non l'avete visto, andate a guardare il video vecchio, lo scorso video. Così, questo è l'altro, la parte sopra, quello in velluto. Vi cercherò di mettere comunque tutto in descrizione, così almeno potete andare direttamente nel carretto e andare ad acquistare. Al di fuori di quello ci serve la colla, ok. Io purtroppo non ho la colla calda. La colla calda è molto più utile in confronto a questa colla qua. Quindi è comodo, tanto col mastice andate su, mettete della gran colla, fa una puzza bestiale e poi dopo, il giorno dopo, si attacca. Lo vedete col mastice, perché se non avete quello potete recuperare un mastice che tiene anche di più di solito. Al di fuori di usare il mastice potete usare la colla caldo, che è molto molto più propenso, perché si attacca subito, si raffredda e si attacca subito, così non dovete aspettare quei lunghi ore di attaccamento e il resto. Attaccamento, si dice, come in italiano? Boh, non lo so. Andiamo sotto al tavolo, perché sennò qui diventiamo scemi e stupidi. Ok, spero che vediate bene e farò del mio meglio per farvi capire il tutto. Ok, tagliamo. Prendiamo uno di questi due e andiamo a fare la parte superiore. Andiamo a fare la parte superiore, è molto semplice. Andiamo a mettere la nostra gomma piuma sopra e lo facciamo a misura, quindi andiamo a prendere la gomma piuma, tagliamo la gomma piuma qui precisamente. Andiamo a provare ovviamente il test. Vediamo se... Oh, che bello, che lusso. Questo sì che è lusso. Oh, ok. Sto provando la gomma piuma, se tiene bene i polsi e tutto il resto. Tiene perfettamente bene, quindi... Ok. Adesso ci servirà questo. E andiamo a tagliare un pezzettino. Qui avete finito di tagliarlo. Ok. Queste qui, vabbè, questa è una piccola accortezza che io faccio di solito, perché mi serve da tenerli fermi e quindi preferisco usare il mio adesivo che li tiene fermo. Mettiamone un po' di qua, di qua. Mai tagliare verso se stessi, sempre verso l'esterno, a parte ora che sono abbastanza preciso, quindi... Ok, perfetto. Andiamo ad attaccarci sopra, così starà fermo, quindi io posso tirare un pelino. Questo starà fermo per forza. Non li trovate più. Ok, questo qua così così, perfetto. Ok, questo si toglie, dopodiché tiriamo un pelino. Ok, perfetto, abbiamo la parte superiore del tappetino. Prendiamo il mazzo di carte e lo testiamo. Proviamo, buono. È utilizzabile, dai, diciamo. Quindi stesso procedimento, prendiamo la pelle, lo andiamo a poggiare sopra.
prendiamo delle forbici. Ok, come solito lasciamo 2 cm di larghezza. Qui si va un po' più spediti perché essendo pelle è un po' più facile da tagliare. Qui abbiamo già mettiamo via la pelle. Adesso abbiamo da inserire la pelle sotto. Che bordello che ho fatto. Ok, come prima, nastro biadesivo. Questa volta però facciamo una cosa più intelligente. Mettiamo su tutto, su tutto, così sprechiamo un po' di nastro biadesivo, che tanto costa poco. Tac, come è andata? Adesso tocco questo, però devi toglierti. Tac. Ok, fate fatica a vederlo il nastro biadesivo comunque dopo il COVID. Non sto guardando su, ma sto guardando qui, quindi se non è fuoco, non ha dei problemi, non posso saperlo, quindi vi chiedo già scusa. Quindi adesso andiamo a chiudere i lati. Qui però ho tagliato un po' poco. Ok, adesso inizia a muoversi, la pelle si ribella come giusto che sia. Andiamo a inserire sopra. Ok, qui effettivamente ho tagliato un po' poco. Ok, bene così, vedi che si fa i lati. Ok, perfetto. Qui lo tolgo per adesso, lo lascio sotto. Questo lo andiamo ad attaccare qua sopra. Adesso che abbiamo tutti gli angoli fatti per bene, ok, dobbiamo unire 2 pezzi. Questo qua deve andare sotto questo. Si devono unire. Qui il nastro biadesivo si sta ribellando e c'è anche ragione. Comunque, non è quello il problema. Quindi, prendiamo il mastice e andiamo a inserirlo sopra. Bella, zigzag, che così si espande proprio quando devo spingere. Perfetto, adesso posso chiudere. Ok, sentite l'odore dei polmoni che vanno via. Ok, adesso tocca questo, quindi prepariamo bene i bordi. Instant, poggiamo i bordi. Ho bisogno di mettere anche del mastice ai lati, se no. Comunque con la colla caldo viene molto molto più in fretta, cioè se usate la colla caldo si attacca subito. Quindi io intanto, visto che ho il mastice a casa, e questo non è un problema, fare questo per adesso. Ok, devo solo tenerlo fermo per adesso. Tappetino usabile, è già usabile in realtà. Questo è perfetto per le mani. Questo è perfetto. Tac tac, bellissimo. Nessun minimo problema. È perfetto, secondo me. Perfetto. Lasciamo asciugare e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto si asciugherà adesso. Si stenderà tutto il mastice e tutto il resto, ma nulla di grave, credo. Okay. Tengo dai lati che forse facciamo meno danni. Comunque, per adesso ci metto. Nice. Dai, diciamo che più o meno. Il tappetino l'ho finito. Ok, adesso lo. Ci ho messo le 4 pinze per tenerlo fermo perché non si muovesse. Comunque adesso ci metterò un libro sopra, ma di quelli pesanti, uno o due libri sopra, proprio quelli dizionari tipo enormi, da fargli pressione che così si attacchino per la sera. Purtroppo col mastice fa questo effetto. Avete questa cosa. Se usate la colla caldo, fatelo per un giorno, in teoria si dovrebbe già attaccare perfettamente, precisamente. È molto molto soffice e si sente che è buona pelle e tutto il resto. Spero di farmi un bel regalo al di fuori di quello. Ok, al di fuori di questo.
No, veramente spero che vi sia stato utile questo video e che volevate realizzare anche un tappetino. Se lo fate, taggatemi su Instagram, così vi mando su Instagram, così mi spammo un po', ma quelli sono dettagli. Veramente taggatemi se realizzate anche voi questo bellissimo tappetino, che così le riposto. Spero veramente di essere stato utile con voi. Quindi spero veramente di essere stato utile fino alla fine e di avervi rotto i maroni fino adesso. E veramente vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino alla fine. E buon lavoro. Dai, fate il vostro tappetino, taggatemi, che così li guardo anch'io. Se avete bisogno comunque dei materiali, c'è sempre il link in descrizione. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao.